Sì. Buonasera, parlo con Franco Giucalà. Sì. Salve, Giacomo Vumbi, reporter principale della redazione del sito tuttocampo.it. Le rubo soltanto 30 secondi. Volevo chiederle appunto cosa ne pensa di questo progetto della Superlega, progetto che ormai è tramontato. Questo è un progetto di dirigenti che hanno fatto i debiti, si sono indebitati e non sapendo come risolvere il problema hanno cercato di fare questa Superlega. Ma io mi chiedo come farebbero se tornassero all'attacco con gli stadi in quali stadi giocano, perché alcuni hanno i loro stadi. Ma per esempio a Milano, Milan e Inter, lo stadio di San Siro è del municipio, del comune, e quindi non sono loro, e quindi non è detto che glielo diano. E poi per gli arbitri che dovrebbero essere arbitri della FIFA, e quindi nella FIFA dell'età, come lo fanno, come l'avrebbero fatto questo? Concordo pienamente con la sua teoria. E questo è quello che dico io. Dico che prima hanno sbagliato i conti, hanno ingigantito le spese dei loro club, più grandi sono e più debiti hanno, e quindi hanno cercato di fare questo colpo. Ma non è facile organizzare un torneo del genere se non sono tutti d'accordo, quindi con l'accordo della FIFA e della UEFA. Ma siccome l'accordo non c'è, avrebbero dovuto cercare appunto sia gli stadi, sia gli arbitri, sia l'ufficialità, perché la stessa banca che ha messo i soldi ha perso subito in borsa e anche loro i club hanno perso già in borsa, per cui già hanno perso anche la parte economica del loro piano. Bene, bene, concordo doppiamente, pienamente d'accordo. Ma loro torneranno, non creda che, perché è una lotta tra la Lega, cioè l'UEFA, la FIFA, che già prendono soldi da questa organizzazione di mondiali, Champions League, eccetera, eccetera, e gente che voleva sostituirsi a questi enti. È una lotta tra gente che pensa soltanto a prendere i soldi. Cosa che è praticamente impossibile. O gli uni o gli altri. Esatto, Per esatto. adesso hanno vinto i vecchi, perché poi come si volevano chiamare? Sfruttatori? Come volevano chiamare questi che organizzano i tornei internazionali? Di ciò si tratta in realtà, perché se lei sa benissimo che c'è tutte queste organizzazioni gigantesche, sono delle macchine che producono soldi, e siccome stanno andando male pure loro in parte, questi altri volevano sostituirsi, ma cane non mangia cane. Esatto. Ok. La ringrazio per la sua disponibilità, Prego. per ciò che mi ha concesso. Grazie a lei, buona Prego. serata. Arrivederci. Arrivederci.